Buonasera a tutti amici del TG Smile, che bello essere nuovamente qui con voi. Come potete vedere sono vestita in modo particolare, una tuta, un casco, chissà, sarà veramente una puntata particolare. Vi racchiudo questa serata con una frase che dice solo chi sogna può volare. E io so che voi tutti che ci seguite siete dei sognatori, quindi questa sera sognerete, volerete con me, che non sono sola, con me ci sono quattro moschettieri. Eccoli, stanno per arrivare. Sono tutti coperti con il casco. Vediamo un po' cosa succederà questa sera. Diciamo che un po' mi spaventano. Chiara dall'allergia, manda la sigla, ci vediamo tra poco. Amici, siamo tornati, o meglio, io sono tornata in veste di conduttrice. Loro qui sono rimasti con il casco, io non so cosa succederà, però vorrei, almeno chi di voi se la sente, di svelarsi, perché è giusto che gli altri sappiano. Il più coraggioso, vai! Sono Fabio, da Manoppello. Sono Enzo, da Crecchio. Sono Massimo da Moscufo. Buonasera, Giuseppe da Chieti. E io amici del TG Smile mi verrebbe spontanea una cosa, ma potremmo vincere la guerra. Allora sedetevi, iniziamo in un modo diverso. Allora adesso Fabio, allora, abbiamo qui Fabio Di Bartolomeo. Salve, buonasera. Buonasera e grazie per essere grazie qui. Grazie a voi per l'invito. Abbiamo qui Enzo Baruni, mi sono ricordato il cognome. Abbiamo Massimo Sposo. Esatto. Che buonasera. Non si sposa questa sera, quindi no, a posto. Già fatto. Già fatto, purtroppo per te. E abbiamo Giuseppe Sigismondi. Esatto. Adesso io vorrei un po' entrare nel vivo di questa puntata e vorrei conoscervi meglio, perché non tutti vi conoscono. Certo. Fabio, tu ti occupi di bungee jumping. Sì. Cosa fai di preciso, da quanti anni? Allora, noi gestisco insieme ad un amico, Lorenzo Belfiglio, un centro di bungee jumping qua in Abruzzo, nella zona Essalle. Vicino, diciamo, Caramanico Terme. San Valentino. Sì, porto il casco perché comunque sono anche un appassionato di paracadutismo, quindi è giustificata la situazione. E questo... Solo per questo li giustifico. Ti ringrazio. Da quanti anni? Allora, di bungee jumping sono 10 anni. Festeggiamo infatti il 10° anno, quest'anno qui, 2023. Ma come è iniziato? Allora, è iniziato, diciamo, è una passione che... Allora, io ho la passione del volo e quindi volevo realizzare qualcosa in Abruzzo inerente a questa attività, che questa passione. Parlando con Lorenzo abbiamo visto che comunque c'era la possibilità di riaprire questo centro di bungee jumping, che era aperto anche prima nel 93, e allora ci siamo rimessi in moto per portare questa bella esperienza, diciamo, riaprire questa esperienza in Abruzzo. E quindi sono 10 anni, vengono ragazzi da tutta Italia, anche da fuori Italia, quando in tempo di molti turisti vengono, certo, da noi a provare questa attività. Tornerò tra poco da te, sì. Intanto conosco un po' meglio anche gli altri. Enzo Baruni, tu invece paracadutista, sei anche istruttore di paracadutismo, sì, in tandem, giusto? No. Sì, vabbè, sono pilota tandem, ok. Sono istruttore di paracadutismo con paracadute vincolato. Paracadute Spiegaci tondo. Meglio, perché c'è chi è ignorante in materia, quindi... È un tipo di paracadute diverso, in uso alle aviotruppe, e funziona per resistenza piuttosto che per portanza. Tondo, volgarmente chiamato tondo, si fanno lanci di bassa quota particolari. E tu da quanto tempo hai iniziato e perché ti sei avvicinato al paracadutismo? Vorrei dirti perché ho sempre guardato il cielo pensando di volare, per puro narcisismo. Volevo una spilletta. Alla faccia del romanticismo, diciamo, però viva la sincerità. Esatto, per puro narcisismo volevo semplicemente una spilletta da indossare. Ho promesso a me stesso e a mia moglie al tempo, avrei fatto 3 lanci e poi l'avrei finita lì.
Niente, poi... Quando hai capito che non sarebbe finita lì? Dopo il primo lancio? Dopo il terzo. Dopo il terzo. Perché al primo non volevo uscire dall'aereo. Mi sono spaventato, ero terrorizzato. E a quanti metri di altezza ti sei lanciato? Era un lancio vincolato con il tondo, quindi scarsi 450 metri. Okay. Non volevo uscire, poi mi ha convinto, tra virgolette, l'istruttore di allora e lo ringrazierò per tutta la vita. Ad oggi a quanti metri di altezza quando fai il pilota in tandem? Il tandem solitamente usciamo a 4.000 metri, sì, 13.500-14.000 piedi. Ho fatto oggi... anche lanci a 6.300 metri con le bombole, sì. In Sardegna tanti anni fa. Quindi alla faccia di quello che aveva paura. Esatto. Quando si dice che i limiti sono solo quelli che ci poniamo noi, no? E che il bello è sempre al di là della paura. E invece Massimo Sposo. Buonasera. Tu, paramotore. Esatto. Cos'è, pilota... come ti sei avvicinato e cosa fai nello specifico? Pilota di paramotore, da poco tempo sono stato eletto commissario tecnico della Nazionale Italiana. Wow, complimenti. Abbiamo selezionato dei piloti che partiranno per gli europei in Francia. Siamo i campioni del mondo di paramotore, con il titolo vinto lo scorso aprile 2022 in Brasile. In Brasile? Wow. Esatto. Quindi è uno sport che ti porta anche a girare? Anche, sì. Da quanti anni ti sei avvicinato? Sono 20 anni che pratico paramotore. E mi sono avvicinato al paramotore perché è il mezzo più sicuro, economico e più ti dà un senso di libertà pazzesca. Poi torno da voi. Okay. Giuseppe Sigismondi, tu parapendio. Stessa cosa che ho chiesto a loro. Come ti sei avvicinato? Cos'è il parapendio? Allora, io mi sono avvicinato ormai 33 anni fa, gli anni cominciano ad esserci. È una passione che non sciama mai, è sempre più forte. Pratico volo libero in quel di Tocco, nella nostra regione Tocco da Casauria. E cos'altro aggiungere? Faccio voli biposto. Una passione che mi porto dietro da tanto tempo e che mi fa conoscere sempre sia gente nuova che posti nuovi dove andarlo a praticare. Adesso Fabio torna a te e sì, ti metto un po' in difficoltà. Vai. Vai, posso? Bene. Tu fai bungee jumping. Sì. Cioè, però hai fatto anche, fai anche paracadutismo. Sì. Ma tra i due, quali sceglieresti e quale consiglieresti? Allora, sono due attività completamente diverse. Allora, il bungee jumping è un'esperienza. È un'esperienza. Il paracadutismo è uno sport che comunque... puoi praticare e farai tantissimi salti di paracadutismo e non finisci mai di imparare. Il bungee invece è un'esperienza molto più psicologica, più forte, diciamo, a livello di impatto. Infatti tanti paracadutisti non vengono nemmeno a saltare dal ponte perché non si sentono sicuri. E infatti ha guardato Enzo. Non vengono a saltare perché non si sentono troppo sicuri senza il paracadute dietro. Però, detto questo, allora sceglierei sicuramente il paracadutismo come sport, come sport. Però a chi non ha nessuna esperienza, non ha titolo, non ha fatto scuola, non ha fatto brevetto, l'esperienza di bungee jumping è un'esperienza veramente forte, è fatta in massima sicurezza, è fatta da profani, diciamo, da chi si vuole avvicinare dalla sera alla mattina e fa questa esperienza. Tu adesso gestisci, come hai detto, il bungee jumping da diversi anni a Salle. Sì. Tu ti sei lanciato, è la prima volta che l'hai fatto, che allora, hai provato. Io ho saltato forse, non lo so, non 40-50 volte, okay. Però ti spiego, la prima volta l'ho fatto dal ponte proprio di Salle, però l'ho fatto quando abbiamo fatto i collaudi. Ah, pensa. Però il primo l'ha fatto il mio socio, certo, per vedere se andava tutto bene, e poi sono andato io. Quindi, grazie a Dio, è andato tutto a posto. E la prima volta è stata veramente una cosa forte. Perché comunque l'associ, il bungee jumping lo associ anche ad altre cose, quindi a cose meno belle, cioè il ponte in sé per sé. Perché secondo te le persone dovrebbero provare almeno una volta il bungee? No, allora io non dico che devono provare almeno una volta, però... Cosa si perdono? Si perdono una prova di coraggio come... nello stato, cioè diciamo in popoli primitivi, ancora oggi si eseguono salti da delle cataste di legna
naturalmente non con degli elastici come quelli nostri che sono testati dall'Università di Padova, insomma, fatti in un certo modo. Ed era un'iniziazione, si passava dall'adolescenza, si passa ancora oggi, alcuni popoli lo fanno, ci sono dei video su YouTube, passano dall'adolescenza alla fase adulta facendo questo gesto. E in qualche modo chi viene a fare qualcosa del genere, ma non per crescere, magari per togliersi qualche paura, magari superato un momento di difficoltà, magari lo devono affrontare. E allora si fa. Poi ci sono quelli che vengono vestiti da Winx, da Batman, da Robin, sta C'è anche Johnny. Sì, divertimento. c'è un ragazzo che viene a farlo nudo perché lui è in libertà, quindi lo faccio fare alle 7 di mattina perché così non rischiamo niente. E ognuno ha le sue motivazioni. Però. E invece tu, Enzo, fai il pilota, hai detto, no? Pilota Anche tandem. pilota tandem. Quando le persone vogliono provare il lancio in tandem, perché lo fanno? Ah, credo che ci siano motivi differenti, nessuno viene per lo stesso motivo, c'è chi viene per scoprire uno sport, perché non dimentichiamo che il lancio in tandem per la normativa italiana è un lancio propedeutico all'attività di paracadutismo, cioè non è un lancio, un fun jump, un lancio di divertimento, ma bensì un avvicinarsi a questa attività. Molti vengono perché incuriositi e vogliono cominciare, qualcun altro perché ha desiderio, so, di qualcosa di diverso che non conosce, di vincere pure se stessi. È E cosa significa invece per te avere qualcun altro con te? emozionante. Non hai paura? Io O ho hai mai avuto cominciato, paura, almeno, oltre la prima volta ma proprio? sempre, cioè non è proprio paura, è quell'ansia buona che mi aiuta a tenere alto il livello di sicurezza. Certo. E per me portare una persona significa donare a questa persona le emozioni che vivo io, perché l'ho fatto dall'inizio per questo motivo qua. Il giorno che ho cominciato a fare il corso di caduta libera, dissi al mio istruttore Matteo Rilla, e ti voglio fare il pilota tandem. Lui ha detto: non hai ancora cominciato, tu vedrai che prima o poi lo farò. Perché è così? E ti dico che è emozionante perché porti le persone più disparate, attaccate. Un giorno è venuto un signore e avrà avuto 70 anni, mi affida la moglie. La classica battuta che fa l'italiano generico medio, dice: mi raccomando, se non me la riporti ti offro la cena. Quante volte l'abbiamo sentito? Questo invece mi chiamò in disparte dopo il lancio e mi disse: grazie che me l'hai riportata sana e salva. Io ho avuto un attimo di commozione incredibile. Molto bello, quindi comunque da quello che mi dici c'è tanta emozione ogni volta, no? Ogni Soprattutto volta è diversa, ogni volta. perché a volte uno può dire che diventa normalità, invece non è mai E normalità, quando c'è diventa sempre. normalità, che secondo me dovresti smettere, perché poi non c'è più quell'emozione, quindi non ha senso più farlo. E invece tu, Massimo, Sì. paramotore, no? Che è completamente diverso dagli altri. Tu hai provato innanzitutto anche le altre, hai provato l'esperienza del bungee o il paracadutismo? Non ho mai provato il bungee jumping, nonostante Fabio è un amico, ci conosciamo da tanti anni. Ma mi piace troppo il mio Cosa ti sport dà il e paramotore? Se tu me lo dovessi descrivere, no? Come lo descriveresti? Che emozioni provi? Qual il è l'adrenalina? paramotore è come avere una moto in casa, prendi la moto e vai sul lungomare, prendi la moto, vai in montagna e avere una moto però che naviga in cielo. Poi condivido la mia passione anche con la famiglia, Ok. porto i miei figli, porto mia moglie in Ah, quindi si sono volo. avvicinati tutti in Sì, volo, cioè al mia volo. figlia di 8 anni, ogni volta che esco mi chiede: papà, dove vai? Voglio venire anch'io in volo. Quindi. Questa esperienza che hai avuto all'estero, no? In Brasile, com'è stata? Guarda, il volo è bello perché ogni panorama è sempre diverso, ogni luogo è sempre diverso e vedi la vita da un'altra prospettiva. Sì, Quindi è vero che cambiando prospettiva spesso cambiano anche le cose. tantissimo. E invece tu, Giuseppe, parapendio. E parlami un po' Ci del si avvicina parapendio, cosa allora, rappresenta per per te? avvicinarsi al parapendio, sicuramente chi lo fa ha un grande amore per la montagna. Quindi questo rimane lo strumento per poterla osservare anche da un'altra prospettiva. Si va in montagna, si fa una passeggiata,
si fa il classico picnic e poi con la vela in spalla si può scegliere un bel posto dove poter decollare e continuare questo giro per la montagna in assoluto silenzio. Quanto tempo si può stare? Cioè, dipende molto dal vento anche? Il nostro motore è il sole, le correnti ascensionali ci portano in quota come i grandi rapaci. Può durare diverse ore, svariate ore, specie nella bella stagione. Quante ore ti è capitato di stare in volo? Anche 7-8 ore. C'è un posto che meraviglioso che hai visto dall'alto? Il fascino del parapendio, come anche i miei colleghi, è vedere il mondo dall'alto. Non c'è un posto più bello di un altro. Ci sono emozioni continue ogni giorno. Quando vedo un posto nuovo che magari non avevo visto ancora, l'emozione è sempre abbastanza forte. Avete parlato tutti e quattro di libertà, perché prima avete nominato anche la libertà, no? Che il paracadute, il parapendio, il paramotore, il bungee jumping, è un po' la libertà. E credo che la libertà sia una cosa fondamentale proprio nella vita dell'uomo, no? Assolutamente. Ma la paura, mi avete detto che paura c'è, ma è quella paura giusta, quella paura che serve per affrontare le cose. Io ho provato, mi manca solo il paramotore, quindi Massimo ci sentiremo a breve, perché gli altri li ho provati tutti. Non c'è problema. Però vi chiedo di descrivere con una parola, cioè l'emozione più grande che vi dà quello che fate, con una parola sola, al di là della libertà. Allora, la parola più bella che è quella che ha detto lui prima, la condivisione. Ok. Condivisione, quindi se ti basta una parola è condivisione. Sì, condivisione, è una cosa bellissima. Per te, Enzo? Non potrei descrivere con una parola. Sarebbe riduttivo, assolutamente riduttivo. Tu riusciresti? Al di fuori di libertà, libertà racchiude tutte le parole che uno può potrebbe immaginare. Dire. Stare con gli amici, perché tutto questo comunque lo si pratica sempre stando insieme agli amici. Ma se qualcuno volesse avvicinarsi a questi sport o a questa esperienza, dove ti trova? Come ti contatta? Come vi contatta? Vabbè, bungee jumping è semplice, abbiamo una sede fissa che è Salle, come ti ho detto prima. Okay. Poi su Instagram immagino. Sì, c'è il nostro sito bungeejumpingabruzzo.it. Che a volte leggo le domande più disparate, ti chiedono se ci si può lanciare in due, se la corda regge, se domande assolutamente assurde. Mica morirò. Cioè, tutte queste domande particolari. Allora, l'elastico è un elastico, come ti ho detto prima, testato dall'Università di Padova tantissimi anni fa e praticamente non è che fa solo i test per noi, ma per molti centri di bungee jumping in Europa. Per quanto riguarda farlo in due, in Italia non si può fare. Non si può fare, c'è un protocollo nazionale che limita, ma per una questione di ulteriore sicurezza, magari due legati possono cozzare tra di loro in quel momento lì, se no si potrebbe anche fare con un elastico appropriato, perché ci sono elastici a seconda del peso della persona. Infatti la cosa peggiore a proposito del peso non è tanto lanciarsi col bungee jumping, è che mi pesano prima, quella è la cosa peggiore ogni volta che sono venuta. Si dicono le bugie lì, vero? Infatti ripesiamo le persone. Ma c'è stato, lo chiedo a voi quattro, qualche aneddoto particolare, qualcosa che è successo di inaspettato mentre stavate facendo paracadute, parapendio, paramotore? Vai, lascia la parola a voi. L'inaspettato nel paracadutismo c'è ben poco, tutto quello che nel può senso succedere. Che qualcuno in tandem è svenuto, che qualcuno, non lo so. No, vabbè, sì, qualcuno che non a me personalmente, ne ho visto e abbiamo aiutato a fare assistenza per l'atterraggio, qualcuno che ha rimesso. Okay. Sì, ma cose normali che già ci aspettiamo. Quindi. E invece se qualcuno volesse contattarti? Vabbè, personalmente contattare me fino a un certo punto, non ho un centro di paracadutismo, collaboro con il centro di Nettuno, Crazy Fly, quindi chi mi chiede io li dirotto lì e li accompagno pure. Centro di Nettuno, che attualmente è un ambiente molto familiare, sono carinissimi loro, quindi ci vado volentieri. E invece Massimo, qualche avventura particolare mentre eri con il paramotore? Guarda, quando dico sono rimasto a piedi, tutti mi chiedono, è pericoloso. No, sono rimasto a piedi, è terminata diciamo la benzina, ma si plana e si atterra in qualsiasi campo. Certo. Questa è la cosa più strana
che mi chiedono. Invece con te, Giuseppe? Nel parapendio intanto è bello trasmettere anche agli altri, ecco, con i biposti, le proprie emozioni, e si resta, come diceva il collega prima, commosso dall'esultanza delle persone dopo che scendono e poggiano i piedi per terra. Però è capitato anche a me che qualcuno magari la sera prima aveva fatto bisboccia e quindi gli è venuto da vomitare. Può succedere. Si aspettava probabilmente una cosa più blanda e leggera, invece non è impegnativo, però insomma ci devi andare con anima e cuore. Ma avete intenzione di fermarvi o volete continuare ancora? A fare la trasmissione o a volare? A volare. A volare sicuro. Tutti, sicuro. Siete tutti d'accordo? È una malattia. No, quello non puoi fare a me. Sana, ma una malattia. È una dipendenza sana. È una dipendenza. Ho provato a stare un anno fermo, non ce la faccio. Poi ogni uomo... Tu che hai iniziato per narcisismo, cioè non ce la fai proprio, vedi? No. Ogni uomo una sana passione deve coltivare. Assolutamente sì. Guarda, c'è una frase che mi piace molto che dice: meglio folli che ridicoli o che noiosi, capito? Perché quindi io sono... Siamo arrivati alla fine, stavo guardando il timer ed è finito. Sono stata felice di avervi qui, tanto. Mi raccomando, per voi che ci seguite, avvicinatevi al bungee jumping, al paracadute, al paramotore, al parapendio, provateli perché davvero sono esperienze uniche. Io, Fabio, so che io e te ci... Allora, innanzitutto ho saputo una cosa, è passato prima qualcuno, ho saputo che dobbiamo fare gli auguri a Enzo Maruni, perché lui non vuole dire l'età, ma fa 44 anni, auguri, 44. Enzo, auguri, buon compleanno, auguri. Enzo. Grazie. Mi dispiace che ti abbiamo bloccato qui, che tu non stia volando, ma spero che questo... Ma di lunedì non è tanto semplice, quindi... Quindi auguri davvero, auguri. Grazie. E grazie per essere venuto qui il giorno del tuo compleanno. Io e te ci rivediamo invece, Fabio, il 19 maggio. Sì. So qua... che il 19 sei a Letto Manoppello. Sì, è invitata da una mia grandissima amica. Tu passi dal fare bungee jumping, vai a fare relatore sullo sport e sull'adrenalina. Allora, facciamo dire due parole alla mia amica che mi ha invitato. Ah, facciamo entrare lei? Sì, sì, che spiega bene magari il mio ruolo. È qui l'assessore Luciana Conte di Letto Manoppello, l'assessore alle politiche sociali, mia grande amica. La presento come assessore, prendo il microfono. Luciana, un attimo perché per accenderlo. Un ambiente sempre meraviglioso. Grazie. Buonasera. Spiegaci tu che cosa... Buonasera. Allora, l'AQTV e Monica sono dei luoghi di contaminazione emotiva e di conoscenza. Poi quando si mette insieme contaminazione emotiva e conoscenze, nascono questi bei progetti. Mi difendo ma non mollo, il 19 maggio a Letto Manoppello, con un relatore d'eccezione, Fabio Di Bartolommeo, una conduttrice... Grazie. Una conduttrice del cuore, Monica, mia cara amica, che sarà in veste di moderatrice, grazie all'Oxen Sport e Salute e Agostino Toppi che ha voluto questo evento. In pratica daremo 10 lezioni, ci saranno degli istruttori, non lo faccio io, ci saranno degli istruttori che daranno 10 lezioni gratis a delle donne per imparare a difendersi. C'è il grande Agostino Toppi, c'è l'ispettore di polizia del Gaudio che illustrerà come tenersi in guardia, psicologi. E, venite tutti, intervenite e poi vi daremo le date per poter partecipare fattivamente. Intendo 19 maggio, ore 18, Letto Manoppello. Sì. Mi difendo ma non mollo perché qui non si molla mai. Mai. Io vorrei chiudere e salutare tutti, resta qui. Aspettate, aspettate che arrivo. Vorrei salutare tutti con il casco perché siamo pronti a volare, vero? No, okay. Sì, però ti devo far vedere come si usa. Bravo, esattamente, Enzo. Cioè, una deve rimanere a terra, ci rimango io. Vedi, se vuoi lo presto a te anche. No, io rimango a terra. Sì, da dietro verso avanti. Dietro. Beh, li indossiamo anche noi, Monica. E vai, vai avanti. Ti aiuto. Sì. Ok, ok. Aspetta che ti apro la visiera o lo vuoi tenere chiuso? Apri. Aspetta. Grazie. Tutti col casco. Molto voglio. Bene. Tutti. Siete pronti a volare? Assolutamente. Mi raccomando, volate tutti insieme a noi. Un bacio a tutti, grazie. Fabio Di Bartolomeo, Enzo Maruni, Massimo Sposo, Giuseppe Sigismondi e l'assessore alle politiche sociali, Luciana Conte. Buona serata. Buonasera a tutti. Buonasera.